Ehi, la ciurma, io sono Marzia Tessa e benvenuti in questo nuovo episodio di Book of Demons. Allora, siamo quasi alla fine ormai, ci manca ben poco. Sento che non riesco a vedere. Ah no, vabbè, posso leggere anche di qua. Ok, 94 e 1. E con questo arriveremo a 96 circa. Vediamo un po'. Ah, ecco, devo ricordarmi che adesso abbiamo equipaggiato quello di ghiaccio con G per switchare. E già inizia la brutta roba. Oh, per fortuna quello di ghiaccio era quello corretto da usare in questo momento. Sì, dovrei curarmi, ma volevo prima dare la priorità a tirare giù quel stupido. Cos'è che è? Ragno? Quello bisogna evitare che evochi dell'altra roba intorno, per esempio. Vabbè, niente, l'abbiamo soppresso, quindi non è più un problema. Ok, stavo proprio per chiedermi che cos'è quella cassa a cui ci siamo passati accanto e non l'abbiamo presa. E cioè, ancora non ci eravamo passati accanto, effettivamente. Allora. Vabbè, buono che ci è apparso così in una zona tanto tranquilla, senza crearci problemi. Ho tanta paura che quel ghiaccio ce lo stiamo creando noi da soli con quest'arma qua. Vero? No. Boh. No, non volevo aprire quello, volevo solo dispellare il tizio, invece. Via. Ok, adesso possiamo riprendere un attimo qua. Ok. Qua dovremmo aver preso tutto da questa zona. Poi ci saranno dei boss probabilmente, cioè dei boss, dei mob da tirare giù, ma. Fermati e niente. Non capisco se dispellandolo muore oppure siamo arrivati vicino, cioè siamo arrivati a vedere le scale. Perché mi dice già che mancano? Quello là. Secondo me ha il range troppo grande in cui ti dice che hai visto le cose, che sai dove sono. Sapevo. Oh, il bar l'abbiamo trovato, i mob sono questi ultimi tre. Che si moltiplicano perché ci sono anche quegli altri affari. Due perché? Ah, perché ci sono i soldi qua. Ok. Buono. Dai, questo primo pezzo è andato molto spedito. Adesso vediamo qua. Non c'erano neanche dei boss in realtà, quindi non era troppo difficile fare. Adesso lo so che appena. Visto che ho. C'è un boss, ha inquadrato un boss che è fuori da quest'area, ma non di tantissimo. Eccolo lui. King Urprectus. E c'è un altro poco dopo, quindi è meglio non allontanarci troppo. No, poi. Calmino. No. Lo so perché là si è attivato l'altro coso di un boss, quindi. Vuol dire che ce n'è uno poco dopo. Ma tu non evocare nessuno per piacere? No, non ti seguo in questo momento. Speravo che si avvicinasse, invece mi sa che triggerò l'altro boss per.
Ma se smettessero di saltare da una parte all'altra, comunque mi sa che il boss è dall'altro lato perché non si è scatenato niente qua. No, è proprio un tipo di nemico che fa tutto questo effetto nero. Non so se è questo che ho sconfitto adesso o se quell'altro sta scappando sotto. No, mi sa quello che è questo qua che scappa. No, non so cosa stesse facendo, ma nel dubbio. Togliamo. E quello è la spell che ha fatto quel tizio là sotto che fa questa roba. Che fa cadere tutti questi demoni del fuoco e delle fiamme. Oh, vediamo un attimo cosa dobbiamo fronteggiare ancora. E poi? Fortuna che mi sono refullato un attimo fa, perché sennò qua, questi fanno abbastanza danno. C'è quell'altro che si sta triggerando una pioggia di affarini qua, piccini picciò. Sentite, fatemi un attimo passare. Devo andare un attimo dal vostro paparino. Ecco, lo tiriamo magari giù. No, non è lui il paparino. Non è neanche lui. E adesso triggeriamo il boss. Non voglio triggerare il boss. No, questo non ha più i tizi che lo proteggono, sono altro. Ok, intanto tiriamo giù quello. Ma c'è un altro là sopra, della stessa specie. Eccola. Sapevo che non c'era da fidarsi qua. Non so se sto picchiando il boss o chi. Questo caso mi sa che mi conviene tirare giù gli altri prima del boss perché il boss fa casino, ma non troppo. Allora, tiriamo giù questo. Più che altro c'è quell'altro che. Allora, è un fastidio costante questo qua che continua a tirare giù degli esserini dal cielo. Più che altro perché poi sono un'infinità e a tirarli giù. No, ma non è lui, ce n'è ancora un altro che tira giù gli affarini dal cielo. Allora, aspetta, saliamo di livello. Vada sempre più in mano, perché magari riusciamo a potenziarci ancora qualcosa. Dai. Oh, senti, magari riesco a non triggerare l'altro tizio. Non so chi si è spostato qui là dietro perché quella era una zona pulita fino a un attimo fa. Dai, ultimo livello di sto tizio. No. Ok. No, non volevo bere, porca miseria, vabbè. Ero lontanissimo, ma mi ha preso comunque, vabbè.
Ah, c'è il fuoco e più lo scudino dopo. Adesso dice solo più this. Questo. Ok, è rimasto solo una chest che è di là. Mannaggia, la faccia del sole una chest, poi c'è ancora il mondo. Con tanto di tizio del manga che ci evoca qua gli affarini addosso. Dai, vieni giù per piacere, ok. Sì, che mi rimane un Fire Imp. Dov'è questo Fire Imp, però? Di qua, forse? Sì. Ok. Ne aggiungo. Non so perché non è... Boh. Sarà più utile se è andato là a caso, proprio. Vediamoci cosa ci propone per il prossimo, perché magari riusciamo a starci in un episodio non troppo lunghissimo. Il prossimo avatar mi sa che non lo prenderemo mai. Identify Magic Card, va bene, no, ma non lo facciamo adesso. Stay in love. 20 partite di fila senza morire, buonissimo. Ora le abbiamo fatte corte, quindi quanto è? 13 minuti, dice. E fa un 4%, scusami. Quindi riusciamo forse a concludere il tutto? Sì, il massimo è quella. Cioè dovrebbe essere l'ultimo percorso prima dell'arcidemone. Faremo un episodio apposta per l'arcidemone. Mi sa che sarà abbastanza tostino da tirare giù. Bella storia. No, forse qua mi conviene avanzare più che retrocedere, perché la cura è qua sotto, quindi per favore mi lasci in pace. Ok, si è bevuto, non so perché, perché tanto devo tornare. Ok, no, lei è a posto. Tanto nel dubbio avanziamo qua, quindi. Oh, andiamo un pochettino più cauti sto giro, guardando che cosa. Ci prospetta. Ma non clicco neanche, tanto questo posso anche farlo di Shadow Sword. Ok. Ok. L'obiettivo è sempre quello di cercare di triggerarne il meno possibile. Ci sono degli spiazzi dove c'è davvero troppa gente, per cui è un po' infattibile come strategia. Allora. E poi ci sono quelli che non si muovono neanche, quindi. Allora, usiamo la Shadow Sword per tirarli giù entrambi. Ok. Boh, dai, ci siamo quasi, alla fine. Oh, questo ha detto che è corto, 13 minuti.
Allora, niente, tiriamo giù prima questo. C'è un boss però nei dintorni, non so se qua sotto o sopra o dove. Ah, nel dubbio passo di qua perché potrebbero esserci di qui quegli arachnidi che cascano dal soffitto. Invece no, sembra di no. Boh. Andiamo sotto. Ok. Queste sono le scale, ma non il boss. Almeno non sembra. Ok. Aspetto, io tanto. Con quelli è inutile cliccare. La casa vuota. Oh, cos'è che mi è rimasto? Un coso non visto. E un boss. Che sono entrambi qua. Allora, ecco il boss. Arolas il gigante. Non capisco mai il perché di quel messaggio. Se lo dice quando ci sono dei boss o quando ci sono più boss insieme. No, è una cesta la trovo, quindi non è un altro boss. Ok, c'è qualcuno di marcescente, ma non è questo il caso. Ok. Così a caso, tipo. Ma non vedo neanche niente, non vedo neanche la vita. Perché diventa tutto così scuro? E qua è diventato azzurro addirittura. Qui sono tantissimi di questi, ho fatto bene a non andare in lava tervi lontano. Oh, stiamo qua nei dintorni giusto per evitare che evochino della roba. Tanto fa la spadina da sola, non ho neanche bisogno di cliccare a sto giro. Meglio mi conservo il dito perché sennò. Qua c'è qualcosa? No. Dice che rimane solo una cassa. Maledette due Burning Arachnos, ecco. Gli Arachnos. La cassa maledetta credo che sia quella violetta che evoca la roba addosso. Ah, è questa. È apparsa! Non mi sembra di averla vista prima. Qua c'è altro o no? Mi si è rimasta solo quella. Qua ci sarà un altro ponte finto, mi sa. Sì, infatti. Ah, forse il Deception lo dice, cioè il messaggio che ha fatto prima lo dice per il fatto che c'è qualcosa di maledetto, così di questi qua violetti. Poi mi farei strada verso una fonte curativa, magari, perché qua c'è un bel po' di roba incasinata. Fatemi andare via per piacere. No.
Quasi su cosa stai facendo o cosa sta succedendo? Scusate, non era intenzionale. No, no, tranquilli, sono ancora bene. Sono ancora vivo, tutto a posto. Allora, qua è ancora un bel problema. Ci rimangono ancora 4 di questi mob. Ci va praticamente di più a tirare giù, cioè ad aprire una cassa maledetta, che non a tirare giù il boss. Il boss è andato giù abbastanza easy, questo almeno. Poi l'altro si vedrà. Ah, dammi anche questa, perché... Ok. Level clear, ok. Questo è anche più lungo, porca miseria. Mi sa che sforeremo parecchio in questo episodio, ma vabbè. Non è... no, riesco a immaginarlo, però... Siamo quasi, dai. Adesso ci sarà il caldo della muerte, e poi... Boh. Non mi sembra una cosa malvagia. Quasi quasi l'equipaggio subito. Allora, tolgo questo e equipo questo. Perché mi aiuterà sia contro boss che contro comunque di... L'arcidemone. Ehi. Non so come funzioni esattamente, ma adesso leggeremo poi un po' più con calma. Senti, tu non mi piaci per niente, quindi meglio che la smetti, cessi questa esistenza. Ok, allora là ci sono delle fiamme costanti che ci tirano addosso. E si fa anche due risate. Ah, è lui, sì, è lui che... c'è qualcosa di maledetto, mi sa, eh. Sì, c'è un sarcofago maledetto. No, fatemi passare per piacere. Qua ho bisogno di... Ah, no, non abbiamo ancora trovato una fonte di vita, porca miseria. Oh, fatemi stare un attimo qua a ripigliarmi. Perché sa che là ci sarà da sudare. Ah, è là la fonte di vita, porca idea, devo attraversare il ponte. E c'è anche un boss, mi mancava effettivamente. Ci piove addosso tutto. Non sto capendo neanche di quello che succede, perché qua c'è un... Ci sono un'infinità di nemici tutti insieme. Picchio nel mucchio, qualcosa prenderò. No, non far piovere per piacere, ok.
non far piovere. Togli questo, che se no qua ci muoio. Cioè, ci muoio lo stesso, probabilmente, ma. Scusami, ma devo prima tirare giù lo scudo lui, poi torno a te, ci pensiamo con calma. Ok. Ho una piccola bevuta. Questo è lui? No. Ok, no. Ma vedi che quantità di roba che hai evocato. Cioè, gli ho annullato un paio di spell, ma se no stava tirando sul finimondo. Il finimondo. Oh, dai, qua siamo sopravvissuti. C'è un sarcofago maledetto da qualche parte, ma non so dove, non è questo. Sarcofago maledetto ce lo teniamo per ultimo, perché. Ma in realtà da quello quando. Cioè, c'è andata sempre di sfortuna. Ma non ha mai evocato della roba strana, ok? No, ecco, sapevo. Questo ci stava evocando la roba in testa. Cos'è? Ok, siamo arrivati là. Penso che stessi parlando per la carta all'inizio, invece no, credo fosse una semplice runa di potenziamento quella. Penso che siamo entrati nell'area del trigger di attivazione del cancello finale. No, non mi piacciono i massi che precipitano dal soffitto. Volevano colpirmi in due, eh? E invece. Ok. Ci sono altri boss, c'è qualcosa che non ho ancora visto, mi dice. Da sotto per forza, perché sopra non. Cioè c'è solo la porta di accesso all'arcidemone. Niente di più. Siamo qui praticamente da mezz'ora. Il video verrà abbastanza lunghetto, penso, ma. Ci sta. Allora, che cos'è che c'è qua? Altizia, vabbè, un ragnetto che non è troppo un problema da solo. Ok. Non ci deve essere qualcosa là sopra, allora. Oh, quello me lo tengo per ultimo. Ah, c'è un boss, porca miseria. Ed è anche uno di quelli lunghi, ma sarà l'ultimo, speriamo. Oh, vorrei più che altro tirare giù sta gente che mi rompe l'anima. Poi pensiamo anche al boss. Niente, mi ha colpito in pieno, ma vabbè. Ci sta. Allora.
No, non evocare nessuno per piacere. Ok, cosa fa adesso? Si teletrasporta e fa del male alla gente. Ah, adesso è la fase quella in cui bisogna stare nel range. Fammi scendere in sotto però, per cortesia. Là sotto c'è da bere. Vorrei andare un attimo a bere se me lo consenti, per piacere. No, perché l'ho dispellato? Poteva spostarsi effettivamente. Ecco, teletrasportati via. Bravissimo. Così bevo un attimo. Ottimo. Ok, si sposta ancora. Bueno, ok, dai. È un buon posto, qua sono anche libero di arrivare. Sì, volevo schivare quella fare, ma l'ho preso in pieno lo stesso. Aia, e niente, sono stupido, mi sono fatto beccare in pieno. Dove vai? Ok. Ok, per l'ultima fase si sposta ancora. Dove va? Qua, ok. No. Dato. Cos'è rimasto qua? Una statua? Ah, vabbè, la statua è quella per scendere di sotto. E niente, non abbiamo mai beccato uno buono, uno positivo. Sempre stato tutto negativo. Beh, andiamo a concludere allora l'episodio con la statua, attivando la statua dell'arcidemone. Ma dopo una piccola pausa in città, mi auguro. No, non lo sbloccheremo mai l'ultimo avatar. Cioè, quello là. Ok, detto questo, per questo episodio può essere abbastanza. Ci vedremo nell'ultimo episodio, allora, di Book of Demons contro l'arcidemone. Ciao a tutti e buona giornata.